Liste d'attesa, prosegue il piano della Regione per il recupero. Superato l'obiettivo del 30% entro giugno, prossimo passo a tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2022. Bimbo di 9 anni travolto e ucciso ieri sera da un'auto a Sezzadio nell'Alessandrino, l'affetto del paese per il piccolo Mirko. Emergenza idrica, al Piemonte chiede al governo poteri straordinari e maggiori finanziamenti. L'intervento dell'assessore all'ambiente Marnati durante l'ultima commissione in aula. Calcio, Toro a Sanabria, la maglia di Belotti. Intanto nel pomeriggio in Austria e Granata affrontano il primo test della stagione. Ben ritrovati, questo è il TG Piemonte, l'informazione regionale di GRP Televisione. Come avete sentito dai nostri titoli, torniamo sul tema della sanità e sul recupero delle liste d'attesa. In regione a Torino un nuovo aggiornamento sul piano attivato, ma andiamo ad ascoltare le novità delle misure e quali altre sono in programma. Passiamo ora alla cronaca con il grave incidente avvenuto ieri sera a Sezzadio, paese che si trova a una trentina di chilometri da Alessandria. Un bimbo di 9 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre pedalava sulla sua bicicletta. La cronaca del fatto. Aveva un sorriso per tutti il piccolo Mirko. Lo ricordano in molti qui a giocare, in piazza ed anche seduto sulle panchine, a chiacchierare amabilmente. C'è chi ricorda come portasse uno stemmino della Juventus sulla sua maglietta, una signora che abita poco distante dalle case popolari, dove il bimbo viveva con la madre, posa alcuni petali qui sull'asfalto su cui è caduto ed ha battuto la testa, dopo che una Fiat 500 lo ha travolto ieri sera attorno alle ore 21. Sulla dinamica i carabinieri sono abbastanza certi che il bimbo provenisse appunto da questa strada e poi potrebbe aver attraversato via Roncarolo e qui essere stato investito in questo punto. Ricoverato gravissimo al Cesare Arrigo di Alessandria, si è spento dopo circa un'ora.
Vano il tentativo dei medici di salvargli la vita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Acquiterme. A bordo dell'auto una donna che non è riuscita ad evitare l'urto. L'etilometro per lei ha dato esito negativo. Mirko Gagliano il prossimo anno avrebbe frequentato la quinta elementare. Il suo ricordo nelle parole della signora Barbara che gestisce la SOMS del paese. Mirko era un bambino educato, gentile, un bambino straordinario, un bambino che aveva un sorriso per tutti, un bambino che si prestava a tutti, era un bambino che mancherà a tutti ed era un bambino che ognuno di noi porta nel cuore e ricorderà sempre con affetto. È un bimbo che mancherà veramente a tutti. Verranno celebrati domani alle ore 16 i funerali del piccolo Mirko nella parrocchia Maria Immacolata di Sezzadio. Ancora cronaca, ma cambiamo argomento, quello che sembrava solo un prelievo abusivo di acqua in un periodo di carenza idrica ha portato alla scoperta di una coltivazione di cannabis indica, detta comunemente canapa indiana, la pianta dalla quale vengono estratte le sostanze stupefacenti come la marijuana. L'operazione dei carabinieri e della compagnia di Novara è partita da una segnalazione di un grosso tubo che pompava acqua dal torrente Agogna alla periferia di Novara, in zona Agognate appunto. Il tubo proseguiva fino al retro di una casa abbandonata sotto il ponte dell'autostrada A4 Milano-Torino. I militari hanno scoperto un ettaro e mezzo di terreno dove venivano irrigate 280 piante di cannabis di media altezza. Vi erano anche due tende con letti, fornello e vari comfort e 20 kg di marijuana già confezionata. Nelle tende c'era un albanese di 42 anni con piccoli precedenti, residente nel milanese. L'uomo che svolgeva le funzioni di coltivatore guardiano è stato così arrestato. Si cerca però un probabile complice. E restiamo nel tema sull'emergenza idrica, perché il Piemonte chiede al governo più stanziamenti e maggior coinvolgimento delle regioni. L'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati, in audizione alla Commissione Ambiente, Territorio e Agricoltura della Camera, ha detto: chiediamo che a coordinare le attività di programmazione siano coinvolti i presidenti delle regioni. Sentiamolo. Per affrontare l'emergenza idrica, il Piemonte chiede al governo poteri straordinari e maggiori stanziamenti. La richiesta è stata presentata dall'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati nel corso dell'audizione in commissione alla Camera. Nei prossimi anni, ha spiegato Marnati, sarà necessario un consistente stanziamento di risorse per sostenere il rifacimento di quei tratti di rete che, grazie al monitoraggio, mostreranno le maggiori criticità in termini di perdite. Chiediamo, ha quindi aggiunto Marnati, che a coordinare le attività di programmazione siano coinvolti i presidenti delle regioni, naturalmente in accordo con i ministeri competenti, in quanto soggetti dotati di ampia conoscenza del proprio territorio. Per tale motivo riteniamo utile l'attribuzione di poteri straordinari mirati a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi. In Piemonte, ha ancora spiegato, sono realizzabili 153 progetti urgenti per circa 113 milioni. Per il settore agricolo emerge chiaramente la mancanza di disponibilità finanziaria nel quadro del PNRR per i potenziamenti di infrastrutture già esistenti. Per il sistema irriguo, ha infine concluso, sono stati stanziati infatti 880 milioni, nonostante i consorzi di bonifica abbiano dimostrato capacità progettuale cantierabile per oltre 2 miliardi. D'ora diamo il consueto sguardo alla situazione Covid nella nostra regione, dove si registrano 5.261 casi positivi e due nuove vittime nelle ultime ore. Resta piuttosto stabile la pressione ospedaliera, due ricoverati in meno in terapia intensiva, dove sono 8 in tutto, e 10 in più nei reparti ordinari, dove il totale è di 553. Parliamo ora di ricerca, perché è dedicata proprio a una ricerca sui microorganismi, nuovo progetto finanziato dal PNRR e coordinato dall'Università degli Studi di Torino. I centri di ricerca dedicati a virus, batteri, funghi saranno dotati di apparecchiature moderne e piattaforme informatiche efficienti. Scopriamone di più.
Rimosse dalla... Rieccoci in studio, rimosse dalla sommità di Palazzo Madama con un innovativo intervento di sezionamento, ingabbiate e calate a terra, le quattro statue monumentali saranno restaurate in un padiglione trasparente visitabile al pubblico. Noi siamo andati a scoprirle per voi. Ed ora la politica cuneese. Nel Salone d'Onore del Palazzo Municipale la neosindaca Patrizia Manassero ha presentato la composizione della giunta, di cui conosceremo meglio i componenti nelle prossime edizioni. Ma ora iniziamo proprio dalla sindaca e dalle sue deleghe. Thank you.
Aiutare i comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, ma anche associazioni e imprese a sviluppare le competenze indispensabili per poter cogliere le opportunità offerte dal PNRR. Una convenzione firmata tra la Fondazione Cassa di Risparmio e l'Associazione Cultura e Sviluppo, con la collaborazione dell'Agenzia di Sviluppo del Territorio, l'AMORO, aiuterà il territorio a ottenere le competenze necessarie a ottenere fondi europei. Andiamo a scoprire come. La scommessa, la vera scommessa, è che questo territorio, il territorio alessandrino, sappia agire nei giusti modi per poter reperire risorse per il territorio stesso. Per questo noi mettiamo a disposizione 300.000 euro con la scommessa che questi 300.000 euro possano portare sul territorio ben di più. E dobbiamo essere veloci, capaci, efficienti per poter partecipare ai bandi il prima possibile, per poter reperire risorse il prima possibile. D'altra parte, come dicevo in conferenza stampa, i risultati li vediamo già. Ci sono dei piccoli comuni che reperiscono risorse con i bandi e altri che invece non ci riescono. Dobbiamo fare in modo che tutti o quasi tutti i comuni possano partecipare ai bandi e reperire risorse. Cerchiamo innanzitutto di rendere disponibili risorse attraverso la fondazione per chi nel terzo settore ha dei progetti interessanti che noi finanziamo appunto con un sistema di bandi, ma poi soprattutto negli ultimi anni attraverso l'Associazione Cultura e Sviluppo invece abbiamo cercato di sviluppare una competenza nel attirare noi stessi risorse da diverse fondazioni bancarie, ma anche istituzioni internazionali e nazionali, per progetti che gestiamo noi in proprio. Quello che vorremmo fare con questa partnership invece è ancora un'altra cosa, cioè quello di rendere le nostre competenze proprio nella gestione dei bandi disponibili a chi invece queste competenze deve ancora acquisirle, e quindi in particolare ci concentreremo sulla pubblica amministrazione, in particolare sui piccoli comuni che questo genere di risorse e competenze fanno più fatica a svilupparle. E ora andiamo ad Arona con uno spettacolo in grado di attirare migliaia di persone. Parliamo dell'Arona Air Show 2022 che si è svolto tra sabato e domenica scorso con il gran finale attesissimo delle frecce tricolori dell'aeronautica militare. In 50.000 dislocati tra Arona ed Angera, le due sponde del Lago Maggiore, per assistere all'Arona Air Show 2022. Nonostante il grande caldo, una decina infatti gli interventi del 118 per malori, domenica scorsa i cieli del Verbano sono stati teatro di diverse esibizioni in volo. Uno spettacolo che si è concluso con la magia tricolore delle frecce della PAN, la pattuglia acrobatica nazionale. È stato bellissimo, è molto emozionante. Che cosa ti è piaciuto di più di quello che hai visto? Gli incroci che hanno fatto e il tricolore in cielo del fumo. Il solista che faceva tutte le acrobazie e come riuscivano a stare vicini tutti gli aerei. Un'esperienza bellissima, sono bravissimi e sono eccezionali. Che cosa ha impressionato di più? Beh, la precisione che hanno e la preparazione, sono veramente dei grandi. Ma io sono venuto da Varese in bici per evitare, diciamo, il traffico e tutto quello che è l'ammasso di gente che c'è in queste occasioni, che sono bellissime, però c'è sempre questo particolare. No, sono riuscito a vedere praticamente tutto, io seguo le frecce da tanti anni, sono almeno 30 anni che vedo la manifestazione delle frecce e le rivedo sempre con la stessa emozione, anche se sono un po' cambiati i numeri per motivi di sicurezza, per tante cose durante gli anni, ma è sempre una cosa emozionante, ecco. Quando riesco non vedo sempre di non mancare. Ma diciamo il numero che mi piace di più è quello della bomba, perché soprattutto per chi non ha mai visto la manifestazione mette sempre un po' di apprensione vedere tutti questi aerei che arrivano da tutte le direzioni, e quindi è un'emozione abbastanza grande, ecco. È stata molto bella ed è emozionante. È tutte le acrobazie che hanno fatto le frecce tricolore e anche tutto il fumo che hanno lasciato e i colori. Era un po' che non li vedevamo, anche perché quelle poche volte che li abbiamo visti da lontano, quindi
per la prima volta diciamo ce li siamo goduti appieno. Lo sport e il calcio in casa granata con il Torino che oggi ha affrontato il primo test stagionale contro l'Eintracht di Francoforte che due mesi fa ha vinto l'Europa League. I granata hanno perso per 3-1. Il gol del Toro nel finale è segnato da Horvat. Intanto sono stati assegnati i numeri di maglia. Alessandro Costa ce li svela. Mentre il Torino scende in campo oggi in Austria contro l'Eintracht di Francoforte nella prima amichevole stagionale, ieri il Torino ha presentato online le nuove divise da gioco, ma soprattutto ha segnato i nuovi numeri, anche se ovviamente il Torino è ancora in cantiere aperto, arriveranno tanti giocatori e ci saranno altre maglie da segnare. Ma la curiosità maggiore riguarda le maglie da attaccanti, perché la maglia che ha indossato per tanti anni il Gallo Belotti passa a Tony Sanabria, il bomber uruguaiano, infatti vestirà la maglia numero 9. L'altra maglia d'attaccante, numero 11, che fu di Paolo Pulis, spetta a Pietro Pellegrini, augurando al ragazzo scattato dal Monaco che gli porti molta fortuna. La numero 10 rimane a Sasha Lukic, che l'anno scorso l'ha indossata con molto onore e che quest'anno dovrebbe essere il capitano. Berisha mantiene numero 1, dopo alcuni anni viene assegnata la maglia numero 2. Se la giudica il nuovo acquisto, l'esterno preso dal Catanzaro, Baieie. Bremer mantiene la maglia numero 3, ma ovviamente dovrebbe cambiare squadra in pochi giorni. Una novità per la maglia numero 4 la prende il torinese Alessandro Buongiorno, che aveva la 99. Prende la 4, che è ovviamente stata lasciata libera da Pobega. Izzo si tiene la maglia numero 5, Zima la maglia numero 6, Zazza la 7. La numero 8 va a Segre, perché Ricci, il centrocampista titolare, mantiene la maglia dell'anno scorso, la numero 28. Poi Rodriguez ovviamente tiene la numero 13, Singo con la 17, Sec la 23, Vardy la 24, Gigi 26, Volvi la 27. C'è una novità per la maglia di Radonjić, il serbo appena acquistato dal Marsiglia. Il Torino gli ha dato la maglia numero 49, probabilmente il serbo vuole fare un omaggio al grande Torino che scomparve proprio il 4 maggio del 49, ma ovviamente c'è bisogno, come dicevamo, di nuovi acquisti e di nuove maglie da assegnare e da memorizzare. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG Piemonte, grazie per averci seguito, ora vi lascio al meteo ma soprattutto alla programmazione di GRP Televisione, restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. In serata, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.